Hai mai avuto la febbre per un ritornello sdolcinato? Hai mai baciato il sole camminando tra la pioggia? Beh, arrampicati sulla mia musica e le mie canzoni ti libereranno. Una delle vicende più struggenti ed emozionanti della storia della musica. Le luci si spengono, ma in scena la vita. Insomma, ci dava dentro. E aveva solo due pensieri in testa: portare il pane a casa e fare il musicista. Le canzoni di Rodriguez, che scrive Rodriguez in questi anni, sono piene di tutto questo periodo in evoluzione. Trattano temi sociali, indagano poeticamente le condizioni della classe operaia americana. Ha già scritto a questo punto un numero di canzoni tale da poter cominciare a lavorare al suo primo LP, che si chiamerà Cold Fact. Esatto. Era nel 1970. Il disco fu un fiasco. Rodriguez è stato licenziato dalla casa discografica dopo il fiasco totale dei suoi due dischi. Accettata con dolore la sconfitta, abbandona la musica e si mette a lavorare come muratore. Continuerà con questa vita senza dare più notizie di sé per altri 30 anni. Dedicato a Rodriguez, completamente sprovvisto di informazioni, a parte ciò che sapeva di due album, decise di chiamare il sito The Great Rodriguez Hunt, cioè la caccia al grande Rodriguez. Inequivocabile. Preparati a qualcosa di forte.